Ciao, sono Francesco e questo è il mio Draw My Life. Sono Francesco e sono nato a Roma il 27 settembre del 1976. Per molti sono il capitano, per altri il 10, altri ancora mi chiamano il Cap, che però pare un po' un codice postale. Per non sbagliarsi, alcuni usano nome e cognome. Francesco Totti. Poi ci sono stati altri soprannomi, che ci vorrebbe una vita per ricordarli tutti. Qualcuno addirittura insiste con il pupone, ma io sono Francesco. E non c'è niente di più bello che essere chiamati così, col proprio nome, come si chiama in famiglia. Ero Francesco quando mamma Fiorella interrompeva la partitella sotto casa, che la cena era pronta e papà Enzo già mi diceva che ero scarso. Io crescevo. Le cose iniziavano ad andare benino, ma secondo lo sceriffo, a proposito dei soprannomi, questo è quello di mio papà, era più forte mio fratello Riccardo. Io lì per lì non capivo se faceva sul serio. Quello che ho pensato dopo un po' è che lo faceva per farmi rimanere coi piedi per terra e allo stesso tempo farmi andare sempre oltre i miei limiti. In parole povere, Riccà, non ti offendere, quello forte a giocare a pallone ero io. Dunque, la famiglia l'avete conosciuta e sapete pure della passione e delle giornate trascorse sui campetti di Porta Metronia, quartiere San Giovanni. Ero Francesco e sono rimasto Francesco, nei bar, nelle edicole, tra i banchi di scuola, per le strade di Roma. Il regalo più grande che mi ha fatto il calcio è questo, essere uno di casa nelle case dei romanisti. Da piccolo avevo un sogno, ma anche un piano di riserva. Il sogno si chiamava Roma e ancora non era così nitido. La vedevo sfocata, ma la vedevo, quella maglia, il numero 10 sulle spalle, i colori della mia città, la fascia da capitano al braccio. Ero bambino, ma li vedevo gli altri bambini, quelli che avrebbero corso forte dietro a me, avrebbero condiviso questo sogno e mi avrebbero chiesto di restituirlo. Lungo il percorso, e poi per sempre, mi avrebbero chiamato Francesco. E a proposito di bambini, vi svelo un segreto. Quando un piccolo romanista mi chiede un autografo, non so mai resistere. Ah, volete sapere qual era il piano di riserva? Sarà stato l'odore della benzina, che mi è sempre piaciuto. Saranno stati tutti quei soldi che vedevo maneggiare quando andavano a fare il rifornimento. Insomma, già mi vedevo con la tuta da benzinaio. La storia è andata diversamente. Allacciate le cinture. Si parte. Vi porto con me. A 7 anni gioco con la Fortitudo. 2 stagioni e poi Smith della Trastevere e Lodigiani. Ho 11 anni e per la prima volta affronto Alessandro Nesta. Antipasto di derby che verranno. Vinciamo noi per 2-0 sul campo Ruggeri di Montesacro, nella finale del torneo Lenzini. Quel giorno strinsi la mano ad Alessandro e poi non smisi mai di farlo. Sarebbe diventato un rivale e un amico. Se vi chiedono cosa è fair play, raccontategli di Sandro e Francesco, disposti a tutto per vedere di non fare i propri colori, tranne che a perdere il rispetto di se stessi e del proprio avversario. L'anno successivo ho incrociato gli scarpini con il destino. Il 20 luglio del 1989 ricevo la prima tessera da atleta romanista e un mese dopo svolgo il mio primo allenamento al Tre Fontane, dove l'IDOM aveva impartito lezioni ai campioni di una volta. Io muovo i primi passi con la maglia della Roma. Inizia la mia trafila nel settore giovanile giallorosso, i giovanissimi romani del 89, quelli regionali del 90, gli allievi nazionali del 91 e l'anno seguente la primavera, fino al 28 marzo del 1993 allo stadio Rigamonti di Brescia. Vucia Dimbosco mi spedisce in campo al posto di Ruggero Vizzitelli. Il mister si volta verso la panchina e sussurra che tocca al ragazzino. Io non avevo capito che tocca a me. A ripensarci dopo, se non ha 17 anni e se in prima squadra, ma chi doveva essere ragazzino?
potenza dei sogni. In un attimo ero di nuovo bambino e calciatore del Romanziere, con le gambe che mi trascinavano per il campo e la testa che andava fra le nuvole. Ora dico, può esistere una favola senza un maestro saggio disposto a prendere il ragazzino per mano e affidargli i poteri per affrontare la vita di grandi? Ecco, Mago Merlino per me è stato Carlo Mazzone. Mi ha tenuto alla larga dagli inganni e mi ha protetto dal successo. Io crescevo a piccole dosi, tra Papa Enzo che continuava a dire che Riccardo era più forte e Carlo Mazzone che tentava di tenermi al riparo dalle luci della ribalta e da un ambiente difficile come Roma, che è capace di abbracciarti così forte da toglierti un po' di respiro. Ricordo ancora quella volta che mi beccò la stampa che rilasciavo interviste. Ragazzi, vatti a fare la doccia, che a questi ci penso io. Tra una doccia e l'altra avevo il tempo di maturare, sorretto sempre dalla mia famiglia e dal sogno che si faceva strada. Il 4 settembre del 1994 segno il mio primo gol in Serie A all'Olimpico contro il Foggia. Segno e porto le mani sul viso, arrossisco e poi esulto con i tifosi. In quel momento lì sono il ragazzo più felice di tutta Roma. Dopo l'esperienza con Mazzone andai in difficoltà e fui persino in procinto di lasciare la Roma. Franco Sensi, un presidente a cui devo molto, fece saltare in extremis il mio passaggio alla Sampdoria. A poche ore del trasferimento giocai un triangolare all'Olimpico contro il Borussia Mönchengladbach e l'Ajax. Gli avversari andavano giù come birilli, il pallone sembrava spinto dal destino. Realizzai gol e giocate, portai lo stadio dalla mia parte, mentre io tornavo dalla parte del cuore, dalla parte della mia Roma. Poi arrivò Zeman e con lui feci un altro passo verso la maturità. Mi consegnò la fascia di capitano e la maglia numero 10. Mi spinse ad accettare nuove sfide con me stesso, in allenamento e in partita. Zeman mi responsabilizzò molto ed io, per non tradire la sua fiducia, mi misi a correre lungo la strada che lui aveva tracciato. Il percorso non portava ancora allo scudetto, ma già sfociava nell'azzurro. Ora vi racconto l'unico pezzo della mia vita che non è giallo-rosso. Venite con me in nazionale. La mia prima partita con la maglia azzurra l'ho giocata in un torneo under 16, Città di Colombo, il 15 settembre del 1991. A livello giovanile ho conquistato un campionato europeo under 21 in Spagna nell'estate del 96 e i giochi del Mediterraneo in Italia nell'estate successiva. Con la nazionale maggiore ho esordito il 10 ottobre del 1998. Sarebbero stati 8 anni di amicizie sincere e notti magiche. Del Piero, Nesta, Cannavaro, Buffon, Gattuso, avversari in campionato, legatissimi sotto la bandiera tricolore. Se mi dite Italia, pensa a loro e al CT Lippi. Se mi chiedete di racchiudere le emozioni in due foto, sono due rigori. Nel primo vedo Van der Sar che va da una parte e il cucchiaio che si insacca dolce dolce e poi va al giro del mondo. Semifinale degli europei di Olanda e Belgio, estate del 2000. E nel secondo decido un angolo, ci metto tutta la potenza e la precisione che ho e poi sono sommerso da un abbraccio azzurro. È un passo fondamentale verso la Coppa del Mondo, nell'estate del 2006. La vedo mentre Cannavaro la spinge verso il cielo di Berlino e al circo massimo tra me e Daniele che la baciamo di fronte alla nostra città. E penso che hanno ragione quelli che dicono che le emozioni che provi durante il percorso sono intense, almeno quanto quelle che scopri all'arrivo. Io a quel mondiale ci sono arrivato per miracolo e per tenacia. A 3 mesi dal raduno ho subito un gravissimo infortunio alla caviglia e per un attimo ho temuto di aver perso quel treno, ma è stato solo un attimo. Dopo l'intervento del professor Mariani ho capito che potevo vincere quella sfida perché ogni cosa mi spingeva in Germania, a cominciare da Mr. Lippi, che fu tra i primi a venirmi a trovare in ospedale e a dirmi che mi avrebbe aspettato. Il periodo della riabilitazione è stato durissimo, ma io non mi sono mai sentito solo. Avevo una città che soffiava alle mie spalle e compagni di viaggio impagabili. Ieri come oggi, con me c'era Vito, il mio preparatore atletico, ma anche un amico, un fratello, un confidente leale, che mi ha sempre dato i consigli giusti, qualche volta anche solo con gli occhi, anche quando mi facevano male. Uno su cui poter contare,
E adesso riavvolgete la frase, rileggetela. Non saprei spiegarvi diversamente cosa è per me l'amicizia. Bene, ora sapete come tutto è nato, conoscete che mi ha preso per mano, ci siamo spinti già a fine mondiale del 2006. Ma se vi voltate insieme a me e tornate indietro di qualche anno, c'è una data e un luogo in cui il mio sogno si è intrecciato per sempre con quello di tutti i romanisti. Il 17 giugno 2001, di fronte al Parma. Lo stadio olimpico esplodeva di bandiere. Ce n'erano ovunque, mentre qua e là spuntava quella tricolore. Nei giorni successivi ne sarebbero spuntate molto di più, ovunque. A 24 anni ho vinto lo scudetto nella mia città, indossando la maglia che ho sempre amato e la fascia capitano al braccio. Si gioca a calcio per vivere almeno un giorno come quello. Roma in quei giorni era un carnevale, era gialla e rossa dappertutto e lo è rimasta per una settimana intera, coi clacson impazziti e i palazzi vestiti di bandiere fino alla festa al Circo Massimo. Per la nostra gente a quel punto eravamo davvero degli eroi. C'è bisogno che vi dica a quel punto cosa mi ha ricordato papà Enzo? Voglio raccontarvi di altri legami. Quello con la maglia è unico. Una sola squadra, una sola maglia. Semplice, no? Ogni anno, quando la stagione era conclusa, come ogni tifoso giallorosso che si rispetti, ero impaziente di vedere la nuova maglia. Vabbè, sono piccole cose che ci uniscono. Un po' come l'album delle figurine. Pazienza, se nel frattempo siamo diventati grandicelli. Poi ci sono state anche le t-shirt. La prima in un derby, spero di non essere stato troppo sgarbato. L'ultima pure, oh, con la grande bellezza, spero non si sia offeso nessuno. In mezzo, quella a cui sono più legato, sei unica. Capito, Ilari? E voi non fate i tontoloni, ricordatelo ogni tanto alle vostre fidanzatine. Io l'avevo capito che quella, di fidanzatina, sarebbe diventata la donna della mia vita. E infatti, dalla t-shirt a oggi, sono passati 15 anni. La coppietta nel frattempo ha messo su famiglia. Ora abbiamo un tridente di pupi composto da Christian, Chanel e Isabel. Loro sono il mio cuore. Senza di loro, nessun successo avrebbe avuto un senso. Devo due parole alle persone con cui ho diviso la stanza. Ho avuto centinaia di compagni di squadra, ho conosciuto ragazzi di ogni nazionalità, ho sentito parlare tantissime lingue, ma il linguaggio del calcio è uno soltanto. E lo spogliatoio è governato sempre dalla stessa e semplice legge. Lì dentro non esistono differenze di nessun tipo. Se la vita fosse uno spogliatoio... Io a un certo punto della mia carriera ho avuto la fortuna di dividerlo con un altro fratello di nome Daniele. Daniele De Rossi. Per me è Daniele, come io sono Francesco. Potrei raccontare 100 episodi e altrettante battaglie che ci hanno unito. Vi basterà sapere che quando la fascia è finita sul suo braccio, io sentivo che si trovava in un posto sicuro. Le spalle di Daniele sono un posto sicuro. Amici miei, una mattina di queste mi sa che vengo a trovarvi a scuola, così approfondiamo il discorso. Fatevi trovare pronti. Spero che il racconto non vi abbia annoiato. Io mi sono impegnato per renderlo più divertente possibile. C'è una cosa però che difficilmente riuscirò mai a descrivere con le parole. Il suono delle abitudini, gli scarpini callarci prima di scendere in campo, i rumori dei tacchetti, quello dei tifosi quando indovini una giocata e poi altri suoni, quelli del campo di allenamento, della colazione a Trigoria, dell'erba a secondo di come l'accarezzi e ancora i ritmi della trasferta, gli scherzi, i momenti per essere serio e suonare la carica. Che fatica lasciarsi. Proviamo a farlo con una promessa. Se ci incontriamo ancora per strada, salutiamoci per nome. Continuate a chiamarmi Francesco.